Allora, eccoci qui, un caro, carissimo saluto a tutti quanti. Oggi andremo a vedere la soluzione di un problema piuttosto insidioso e anche fastidioso. Ma prima di andare a vedere questa cosa, vi chiedo cortesemente 2 secondi di tempo. Sto avviando un nuovo progetto, ve ne avevo già parlato, che in realtà coinvolge varie tipologie di sistemi. Lo faccio in collaborazione con altri, ma lo voglio fare anche privatamente. Riguarderà la realtà virtuale, riguarderà le magic, riguarderà i videogame in generale. Quindi, se vi va, potete intanto, è tutto da creare, ma lo chiedo intanto anche a voi se vi va di fare questa cosa. Io vedete che non vi chiedo mai like, però in questo caso vi chiedo magari l'iscrizione, se poi volete condividere qualcosa o quello che ne avete voglia voi. Io non chiedo mai nulla, però se volete farlo in questa situazione mi farebbe molto piacere. Voi scrivete Simos Playroom, questo è il mio canale, lo scrivete qui, trovate questo qua, vi iscrivete, pian piano poi lo popolerò di video. Perché ho fatto questa scelta? Perché non voglio più parlare di videogame sull'altro canale che comunque ha avuto un buon riscontro, sta avendo un buon riscontro. Purtroppo non voglio spostare l'argomento al di fuori di Windows, perché comunque è un argomento comunque di tecnologia Windows, perché è un argomento seguito e amato lì. Qualunque altra cosa io tocchi su quel fronte non ottiene praticamente nulla, quindi ho deciso di sganciare tutto e di mettermi all'interno di questo tipo di cosa. È un progetto tutto sul nascere, voi siete i primi a vederlo e conoscerlo, come vedete siamo proprio lontani chilometri, però mi sono preso questi 2 minuti. Vedete voi, se avete voglia se vi interessano i videogame, questo è il canale giusto. L'altro andrà avanti soltanto con la parte Windows. Qui, ripeto, andrà anche sulla realtà virtuale, videogame, anteprime, gameplay, eccetera. Chiuso il discorso, torniamo invece qui perché vi parlerò di un problema abbastanza fastidioso, ovvero un errore all'interno di Windows che può creare parecchi fastidi. Come poter risolvere? Innanzitutto, qual è l'errore? In pratica vi salta fuori l'errore 0xc00000135, che di fatto vi manda in errore alcune applicazioni. In pratica cosa succede? Sbarella.net di applicazioni che fanno parte del .NET 3.5. Ok? Quindi cosa potete fare per risolvere questo tipo di problema? Due soluzioni. La prima ve la pongo già qua. Questo è un aggiornamento che fa incasinare su tutto. Quindi semplicemente andate qua, lo togliete, lo cancellate. E automaticamente soluzione 1 l'avete praticamente già risolto. Ovviamente qual è il problema? Cioè, in realtà la segnalazione, cioè la soluzione è questa sostanzialmente, ma qual è il problema da questo punto di vista? Che automaticamente vi esponete un po' di più al rischio che possa succedere, ci siano più attacchi, più insomma, più situazioni in cui il PC sia meno sicuro da questo punto di vista. Quindi, quello che vi faccio vedere io è, oltre ad aver disinstallato questo, voi andate e seguite questo percorso. Innanzitutto, purtroppo Windows non impara un cazzo. Io ho sempre detto che la parte di Windows 11 a me è migliorativa e mi fa trovare tutto. In realtà è così, ma in parte, perché questa nuova interfaccia comunque vi fa sgigottare 57 comandi. Io vado sempre sul pannello di controllo, scrivete funzionalità, vedete che salta fuori programmi e funzionalità qua in alto, attivazione e disattivazione delle funzionalità di Windows. Vi dovete assicurare di aver attivato questa cosa qua, quindi dovete metterci un bel flag su questi due, metterci un bel flag su questi due e anche qua, client cartelle di lavoro. Quindi attivate tutto, lui praticamente cioè quindi voi in questo modo
disattivate questo aggiornamento che crea questo tipo di problema di falla di sicurezza, nello stesso tempo attivate questa cosa in modo tale da rendere più sicuro il framework che appunto veniva chiuso con l'altra falla che però in realtà crea altri problemi. Un po' un giro vizioso e anche un po' viziato, però in questo modo avete la soluzione qualora vi vada in errore questo tipo di cosa. Quindi lo 0xC, insomma, è quello che trovate, ve l'ho messo anche nel titolo in modo tale che non c'è possibilità di non capire quale tipo di errore e vi va e in questo modo voi lo risolvete. Bene, ragazzi, sono tornato, pian piano qualche video si torna a farlo, quindi continuate a seguirmi. Io ringrazio naturalmente tutti quanti quelli che mi hanno seguito, tanto poco, comunque sono con me. Ripeto, si va avanti, ci sono tante novità. Continuate a seguirmi, continuate ad amarmi, iscrivetevi sull'altro canale, ripeto, solo ed esclusivamente se vi piace la parte tech, ma sul fronte videoludico, mentre di qui si andrà avanti su tutto quello che è il mondo, diciamo, più tecnologico e meno goliardico ludico. Grazie a tutti, al prossimo video e ciao!